Ciao Sinisa, buongiorno, ciao Kevin. E chiedo al Mister questa cosa. Innanzitutto, in che condizioni è Arnautovic? Cioè, quanto è eventualmente il rischio calcolato di farlo giocare? Se ci dici come sta. Domani Bergamo, ovviamente in casa una squadra che fa la Champions, le assenze di Scouten e Soriano potrebbero spingerti a modificare qualcosa a livello tattico, magari rinforzare il centrocampo, vista la forza dell'avversario? Ma Arnautovic, diciamo, ha preso, lui c'ha sempre questo un po' un problema, questo flessore che se lo porta ancora dall'Europeo e tutto, cerchiamo di gestirlo, cerchiamo di farlo salire di condizione, cerchiamo di giocarlo il più possibile sperando di non farsi, che non si fa male, perciò dobbiamo stare attenti a tutto e speriamo di riuscirci, perciò lui si conosce bene, perciò dipende dalle sue sensazioni, io faccio quello che mi dice lui, come si sente, ecco, per non andare, si è visto anche domenica, sabato, quando abbiamo giocato, con Salernitana che volevo tirare fuori, poi lui ha detto che rimaneva, poi alla fine è uscito perché, diciamo, vincevamo e non sarebbe stato giusto magari se dovesse succedere che si facesse male negli ultimi minuti, finché c'era possibilità lo teniamo in campo, poi dopo, finché non recupera del tutto. Che per noi è un giocatore importante, l'abbiamo preso per quello, per giocare, perciò sarebbe un peccato non perderlo per qualche mese, e lo sappiamo tutti, e dobbiamo essere intelligenti e anche fortunati a gestirlo. Per quanto riguarda le due assenze, centrocampo, no, non cambierò nulla. È vero che siamo un po' al corto al centrocampo, perché, diciamo, con loro due squalificati, giocando con i tre a centrocampo, ti può rimanere uno in più, diciamo. Però cioè, abbiamo altre soluzioni, se dovessimo aver bisogno possiamo spostare Medel al centrocampo e mettere un altro centrale, ecco. Però non cambieremo nulla, sappiamo che chi dobbiamo incontrare, sappiamo chi sono, come sono, cioè andiamo a giocare la partita come abbiamo sempre fatto, cercando di farla in maniera diversa rispetto agli anni passati, perché la mentalità deve essere quella, ma abbiamo fatto alcuni accorgimenti che forse ci possono aiutare per soffrire di meno e per mettere più in difficoltà. Poi questo è sulla carta, poi in campo, poi dopo vedremo quello che succede. Però io sono fiducioso, abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi stanno bene. Abbiamo anche un arbitro che è il migliore al mondo, forse meno adatto per quella partita là, visto che è uno dei pochi che non fischia come piace a me, però giocando contro l'Atalanta, che sono tutti duelli, diciamo, uno contro uno, ci sono tanti scontri e lui lascia giocare, perciò dobbiamo stare attenti anche a quello, che magari con gli altri avrebbero fischiato più falli, lui sicuramente li fischierà di meno, ma è giusto così, ma a me piace così. Perciò sappiamo che sarà una battaglia e vediamo. Sono curioso anch'io di vedere. Ciao Sinisa, torno alla fine del campionato scorso, quando hai detto in un mondo ideale, calcistico ovviamente, rimangono tutti e me ne comprano due. Ti stai avvicinando al mondo ideale, oltre al fatto che ieri sera mi sembra che tu abbia detto che Orsolini non si muove. Abbiamo comprato tre, non due. Sì, tre, va bene. Quindi è ancora più meglio. Ideale. È ancora meglio, perciò. Adesso sta a noi, no? A me e ai giocatori a fare quello che dobbiamo fare. Cioè, io non sono uno che si tira indietro davanti alle responsabilità e mi piace prenderlo. L'ho sempre fatto. Cioè, per un po' di anni ci è mancato quello che oggi abbiamo preso,
Non abbiamo venduto nessuno e spero che non si venderà nessuno. Quando finisce il mercato? 31. E oggi siamo a? 27. Si passa, quindi, passa lento tempo. Gli ultimi qua sono terribili questi giorni. Passa lento, non passa più. No? Saranno terribili questi giorni. Perciò spero che non si venda nessuno. E allora a quel punto poi... Ma anche se si dovesse vendere, hanno sempre detto che venderanno massimo uno. Perciò anche se dovesse succedere... L'importante è non svendere, se dovesse succedere pazienza, perché l'importante è sempre cercare di fare quello che si dice. E poi dopo rimane a noi, andiamo e vediamo di fare quello che dobbiamo fare. Stiamo cercando di cambiare alcune cose, perché come ho detto non possiamo pensare di fare cose, di arrivare a aggiungere risultati diversi se facciamo sempre gli stessi errori, sempre cose. Cioè, l'abbiamo cambiato, stiamo cambiando, siamo in un periodo di adattamento, di cambiamento, ma ragazzi stanno, come posso dire, assumendo e capendo tutto sempre di più, perciò sono fiducioso. Vediamo domani, sarà una bella partita per capire, diciamo, le nostre potenzialità. Poi adesso vorrei chiedere anche a lui, magari alla fine, durante. Sì, perché lui non è che sta qua per ascoltare. Assolutamente, per certo. Rispondere a qualcosa. Ma chiedo a Kevin, a te, sei entrato in un reparto che lo scorso anno, anzi per due stagioni di fila, ha sofferto molto, no? Perché era l'altra faccia del calcio di Mihajlovic, cioè molto offensivo, ma dietro si sono presi molti gol. Come va questa fase di adattamento? Perché ovviamente la Ternana è stata una partita scioccante, immagino, per voi e anche per i tifosi e per chi la giudica. Con la Salernitana, insomma, per fortuna si è vinto, ma qualche difficoltà c'è stata. Come va questo adattamento? E ti chiedo, tra te e Medel, adesso guida Medel, hai lasciato la guida a lui per queste partite? Allora, io credo che con la Ternana sia una partita a sé, proprio che non c'è neanche da parlarne, nel senso sono quelle cose che accadono una volta non so quanti anni. E con la Salernitana secondo me abbiamo giocato bene, siamo stati compatti, abbiamo proposto il gioco offensivo e non abbiamo rischiato quasi nulla, se non nell'occasione del rigore, che quello se ne può parlare, perché alla fine lui salta di testa senza vedere, subisce un rigore. E il secondo gol è una ripartenza. Per il resto credo che non abbiamo rischiato più nulla. Il reparto secondo me sta iniziando a funzionare. È normale che all'inizio anche io per primo dovevo capire bene tutti quelli che erano i concetti del mister. A oggi mi sento di essere a un buon 80-90% dei concetti assimilati. Per quanto riguarda la guida, come ho detto il primo giorno che sono arrivato, qui nessuno è il capo di nessuno, siamo tutti grandi e vaccinati, ognuno si prende le proprie responsabilità. Non tutti vaccinati, che due non sono vaccinati. Sì, è vero, e a parte questo, ognuno si prende le proprie responsabilità, quindi ci aiutiamo, io aiuto lui aiuta me e penso che così deve essere. Ti posso chiedere, Sinisa, una cosa. Tomiyasu parrebbe che, insomma, avendo delle offerte importanti, economiche e di prestigio, perché la Premier, tutti sognano di giocare in Premier, gli stai parlando, lo stai convincendo a rimanere? Cioè, come ti relazioni con questo ragazzo? Innanzitutto domani lo porti? Lo dico, te lo chiedo prima di aspettare i convocati. Ma io cerco solo di farle capire quando uno... Finché uno sta da una parte deve fare professionista fino in fondo. Se lui dovesse andare via, anch'io sono contento che va via, perché è venuto qua, non lo conosceva nessuno e va comunque a giocare una squadra importante in Premier. Perciò sarei contento per lui se dovesse succedere, se non dovesse succedere sarei contento per me che rimanesse con la... A lui è giapponese, penso che la mentalità sua, penso se una volta quando vede che magari non è riuscito ad andare,
da qualche altra parte, rimane qua con la testa giusta, non ci sono problemi. Perciò siamo qua a aspettare e vedere quello che succede. L'importante è che lui, finché non finisce il mercato, rimane con noi, si allena, si mette a disposizione, sapendo naturalmente che magari la testa può averla un po' dall'altra parte, visto che lui è un giapponese, magari ce l'ha un po' di meno rispetto di un europeo che si mette a disposizione tutto, ma lui è fatto con noi bene, un bravissimo ragazzo, perciò io ho piena fiducia in lui, lo porto domani, ma non è, lui non sta bene fisicamente perché comunque deve recuperare, ma sai, visto che siamo comunque un po' in emergenza, se mi dovesse servire, se mi dovesse servire qualche 10-15 minuti, lo potrei anche mettere. Poi chissà, magari l'Atalanta di nuovo riparte, lo vorrei prendere, sai. Cioè, se ho dubbi, non so se farlo giocare o no, perché magari mi faccio le zappate da solo. Cioè, lo faccio vedere, lo faccio... No, però sai come si fanno certe cose quando... Vabbè. Le ragazze lo sanno come lo fanno, no? Perciò è così. Viene con noi, ma... Poi vediamo, fino a 31. Fino a che ora? Mezzanotte. Pure mezzanotte. No? Allora, primo settembre. 11. Vabbè. Come... Come si chiama quella in italiano, quella che perde la scarpa? Cenerente. Prego, ragazzi. Buongiorno Mihailovic, volevo chiedere, tra i tanti ragazzi che la stanno convincendo per giocare, questa potrebbe essere una partita in cui... Chi l'ha detto che mi stanno convincendo? La sto chiedendo a lei apposta. No, tu l'hai detto con un'affermazione, fra i tanti ragazzi... Beh, mi immagino che dei professionisti che si allenano... È un'affermazione. Beh, immagino che domanda. Dei professionisti che si allenano tutta la settimana vogliano farle cambiare idea, no? Per cercare di conquistarsi, sì, il posto. Dovrebbe essere. Dovrebbe essere così. Infatti le chiedo adesso un'ulteriore, allora, conferma. Cambia chiedo se tra fare questi... una fai domanda tra questi giocatori, tra i tanti giocatori che provano, vorrebbero giocare, cioè, o ci provano a farlo convincere di giocare, quale è quello? Se Michael Kingsley la sta convincendo con l'atteggiamento del lavoro settimanale. Ma Kingsley devo dire che è fatto sempre bene, si è allenato bene e le occasioni che ho avuto anche nelle partite, quelle amichevoli, è stato sempre uno dei migliori. Il suo ruolo è più o meno quello là, perciò è una soluzione. Ci potrei anche farlo giocare perché è una soluzione. Ha fatto bene con Borussia Dortmund, ha fatto bene con Liverpool, potrebbe far bene anche con l'Atalanta. Perciò non ho quel problema, devo solo capire bene cosa è meglio, ma quello che penso io, poi magari mi sbaglio, non lo so, però è sicuramente una soluzione che sto valutando e che l'abbiamo provato. Grazie. Cioè, sempre all'interno del solito modulo. Ma i moduli non fanno vincere e perdere partite, i moduli sono così per quelli che capiscono poco di calcio, per essere più facili a dire 4-3-3, il modulo, non c'è un modulo al mondo che ti fa vincere o perdere una partita, è solo una disposizione, poi i moduli poi cambiano, noi magari difendiamo in un modulo, attacchiamo in un altro modulo, cioè non è modulo importante. Senta, in questo discorso Vignato invece come si inserisce? Perché è entrato molto molto bene, no? Con la Salernitana. Quanto sta aiutando e se è meglio l'ingresso di Vignato, se può dare quel qualcosa in più? Ma devo dire che, diciamo, partita scorsa che tutti i ragazzi sono stati bravi perché hanno dimostrato un grande spirito e non a caso comunque siamo riusciti a recuperare due volte andati in svantaggio e aver vinto la partita. Tutti hanno fatto bene, quelli che hanno giocato e soprattutto quelli che sono entrati, perché anche Sansone ha fatto bene quando è entrato, Vignato, tutto. Perciò noi, come detto, non penso che noi avremo problemi di fare gol, perché comunque in un'altra maniera lo troveremo.
non lo so, il giorno prima abbiamo allenato palle inattive e abbiamo fatto schifo, non abbiamo indovinato una palla inattiva. Poi il giorno dopo abbiamo fatto gol, due gol su due calci d'angolo. Cioè, se tu guardi questo dici, però il calcio è bello per quello, perché quando meno ti aspetti poi ti arriva qualcosa. Perciò anche Vignato è una soluzione, come ma tutti quelli che sono disponibili. Noi, partita non è solo 90 minuti, partita si può giocare, ci sono diversi tipi di partita in una partita, perciò bisogna vedere, sicuramente la prima cosa bisogna scegliere i primi 11. E poi dopo vedere come va la partita e avere giocatori giusti che entrano con la testa giusta per contribuire a quello che vogliamo fare, quello che è successo domenica scorsa. Perciò anche Vignato è coperto quasi tutti i ruoli, può fare il centrocampo a tre, può fare esterno, può fare dietro le punte, domenica ha fatto tutta la fascia, perciò è un giocatore che... E quando sta bene, o comunque anche in partita in corso e tutto, quando entra, perché ha qualità, fa differenza. Poco fa si parlava, si parlava di giocatori con voci di mercato, il modo in cui lo stanno vivendo, testa giapponese deve essere una testa di un europeo, quindi chiedo su questo, sulle voci di mercato, come le sta vivendo e con che testa le sta vivendo Orsolini. Orsolini non c'ha la testa, è testa tra le nuvole, perciò per lui non cambia niente, lui è così, nel bene e nel male, è la sua forza, perciò io, Orsolini è come sempre, fa alti e bassi, e devo dire quest'anno che fa più alti che bassi, e questo è importante, mi fa piacere. Però lui è così, cioè lui, se lui deve andare via o deve rimanere, è come quando lui va, sbaglia, non è che si condiziona, lui riva e di nuovo fa la stessa cosa. Cioè, è un suo carattere, che è anche bello, ogni tanto ti fa arrabbiare, ma lo capisco, ma è anche bello, perciò... sta vivendo normale. Buongiorno mister, le chiedo come ha visto in settimana Medel, anche lui per un livello di, diciamo così, di presenza mentale all'interno ovviamente di una situazione che non è ancora ben definita, e sul fatto che il mercato chiude il 31 le chiedo se allo stato attuale, se partisse un giocatore, se poi andrebbe sostituito almeno a livello numerico, se aspetta questo o se no. Ma noi se dobbiamo sostituire a livello numerico, allora preferisco non farlo. Cioè noi prendiamo giocatori che ci possono dare una mano, non che ci possono riempire una casella per essere numericamente a posto. Medel sta bene, ma lui quando gioca sta sempre bene. Il problema è quando non gioca. Quello, ma anche lui quando lo fa non lo fa apposta, è il suo carattere, lo conosco, ci conosciamo tutto, però diciamo la partita ha fatto bene, l'allenamento ha fatto bene, domani giocherà di nuovo, cioè, io non ho nulla, anche quando ci ho parlato all'inizio, io, se Medel doveva avesse dovuto rimanere tutto, io sono contento che rimane. So che quando non gioca è bisogna saperlo gestire in un'altra maniera. Quando gioca non ci sono problemi, però non ho problemi da quel punto di vista. Cioè, vediamo adesso, poi non lo so se va o non va. Io guardo il direttore quando viene la mattina, lo guardo, mi dice stamattina è andato via quello. Però, o abbiamo preso quello, così anche è una sorpresa, dipende dalla mattinata come comincia, se abbiamo venduto abbiamo preso e si capisce subito, però va bene vedere, poi vediamo, diciamo. Adesso pensiamo solo a questa partita, poi dopo ci sono altri quanti giorni? Tre giorni di mercato, avremo due giorni liberi, perciò
Avrai anche le nazionali? Purtroppo sì, perché avremo 14-15 nazionali. Questo è, anche quello è un problema, specialmente per quelli che non stanno bene ancora fisicamente o se hanno qualche problema, tipo Arnautovic, che fa i nazionali e rischia di farsi male, rischia di non allenarsi bene, perché lui nazionale fa come vuole, come facevo io. Io andavo in nazionale e facevo quello che volevo. E purtroppo così. Poi dopo capisci che sbagli, ma in quel momento pensi di non sbagliare. Poi anche altri vanno e sai, sono viaggi, tutto. Tomiasu, se dovesse rimanere, di nuovo va in nazionale. Però è così. Penso che è anche bello per me o per la società, che comunque una squadra come la nostra ha 14-15 nazionali. Non penso negli ultimi anni che Bologna ha avuto tutti questi nazionali. Poi naturalmente preferisco averli qua, allenarli, tutti essere pronti, ma purtroppo non si può avere tutto nella vita. Chiedo a Kevin, chiedendo scusa anche per la banalità della domanda forse, cioè hai davanti Muriel, che è un giocatore che fa gol a tutti, quindi fermarlo è molto complicato, lo si difende di reparto, lo si anticipa, si cerca di... Cioè, secondo te come avete preparato questo tipo di... senza entrare nei dettagli tattici con un giocatore come questo? Noi non prepariamo la partita in base a un giocatore, noi sicuramente abbiamo degli accorgimenti tattici in base all'avversario, ma l'avversario è la squadra, non un giocatore. E rispettiamo sicuramente gli attaccanti dell'Atalanta, ma non è che li temiamo, cioè sono degli ottimi giocatori che possono essere marcati come tutti gli altri, nessuno ha tre gambe o quattro braccia, di conseguenza va approcciata con l'umiltà giusta, ma con la consapevolezza che comunque anche noi abbiamo i nostri valori. Muriel è sicuramente un talento, un giocatore fortissimo, ma sinceramente a me piace giocare contro un giocatore così, ti stimola, ti dà un metro di confronto alto e quindi di conseguenza anche a te fa vedere quanto vale. È a posto ragazzi? Chiudiamo. Buongiorno mister, le chiedo se in questi giorni ha già avuto modo di parlare con Teate e se lo ritiene già pronto eventualmente per giocare titolare, magari dopo la sosta. Sì, abbiamo parlato in... come si chiama la lingua loro? Siamo capiti. Abbiamo parlato con gli occhi. No, ci ho parlato poco perché comunque ho avuto visite mediche e tutto, poi... Io ieri sono dovuto andare via subito dopo l'amento, così ci parlo oggi, ma tanto è squalificato purtroppo. Poi anche lui va in nazionale, perciò quando torna si riparte come tutti gli altri, ma lui ancora di più perché comunque non ha fatto un allenamento con noi. Perciò sarà disponibile, poi bisogna vedere quanto tempo ci vuole per capire un po' di concetti, principi, quelli che vogliamo e tutto, ma... un ragazzo giovane, intelligente, comunque abbiamo Marco Di Vaio che parla francese, perciò lo mettiamo su di lui, così almeno fa qualcosa anche Marco. Scherzi. Perciò facciamo così e poi vediamo quanto ci mette a assimilare tutto. Senti, come si rianima Barro, che era entrato molto bene con la Ternana, ma sinceramente è stato sorprendente vederlo così in difficoltà in campionato con la Serie A. Comunque si è allenato poco, ha avuto Coppa Africa, poi ha avuto Covid e tutto, cioè non è neanche così facile. Noi non dobbiamo dimenticare che Barro comunque è uno che ha 23 anni, comunque è un ragazzino ancora, anche se... Io spesso parlo con il direttore e dico, poi guardi i numeri di Barro, dici, ti aspetti sempre qualcosa in più da lui, perché è lui quello che te lo fa capire, perché ha grandi potenzialità. Sicuramente
con Salernitana, diciamo, è uno dei pochi, forse unico, che non ha fatto bene come pensavo. Però è normale perché, come ho detto, rispetto degli altri ha avuto pure Covid, perciò è stato anche più giorni senza allenarsi, tutto, e non ha fatto preparazione, perciò per lui è un pochino più difficile, ma sono sicuro che comunque una volta allenandosi sempre tutto, quando torna in condizione tutto, poi diventa un giocatore importantissimo per noi. Grazie. Posto. Grazie a tutti. Grazie.